Poni in Dio la tua fidanza, la tua causa gli sta davanti. È scritto: ecco, egli mi passa vicino ed io non lo vedo, mi scivola accanto ed io non me ne accorgo. Questo sentimento che era nel cuore di Giobbe diventa anche il nostro ogni qualvolta non riusciamo per fede ad afferrare le sue promesse e guardiamo in basso, dove ogni cosa ci sembra negativa e controproducente. Ma proprio oggi, con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima e la nostra mente, possiamo elevare in alto lo sguardo, fissandolo su colui che crea la fede e la rende perfetta. Allora sì, dalla croce alla sua gloria, il nostro cuore sarà fortificato, la fede rafforzata e la benedizione scenderà sul nostro capo, come scendeva sulla testa di Aronne fino all'orlo dei suoi vestimenti. Pronti ad affrontare un nuovo giorno senza cadere nel laccio del nemico, che è sempre pronto dietro di noi, in agguato come un leone ruggente, che non solo prova a farci del male nel contesto del mondo, ma che come un serpente strisce intorno a noi, insinuando pensieri che ci inducono a fermarci, a farci peccare con menzogne ben congegnate. Tali da sembrare così veri e reali per la nostra mente. Ma con l'armatura che Cristo ci ha lasciato, insieme alle sue istruzioni, possiamo rispondere con la sua parola ed il nemico ancora una volta sarà sconfitto. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Anche oggi alziamo gli occhi ai monti. Da dove ci verrà l'aiuto? Al monte del Calvario, dove tutto è stato compiuto per noi, afferriamolo per fede.